Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video su Farming Simulator 2019 nella serie del riso. Finalmente dopo un bel po' di tempo, ma tanto tempo, che non portavo video su questa serie, ho ricominciato. Finalmente. Sono qui con la 32 che è dall'inizio della serie che non viene utilizzata appunto perché non è mai capitato di dover tagliare niente. Visto che faccio solo riso e quindi siamo qui. Questo qua è il primo campo che ha maturato e è sempre il solito, quello fuori dalla cascina, appunto. Ci sono quei due là che secondo me domani per la season, in sostanza, che è il primo giorno di autunno, dovrei tagliarli. Ha una produzione assurda questo riso, sono all'82-85% appena scaricato. Infatti ho messo due trattori, uno di lì e uno dall'altra parte. Di lì, che sì, si scarico, non prendo neanche tutto. Dovrò portare il trattore di qua per scaricare e farò un paio di giri attorno al campo e poi comincerò a tagliare in mezzo e mi organizzo più o meno così. Qua adesso questo angolo qua lo taglio subito tutto perché almeno lo tiro via. Niente, ho aggiunto, ho tirato via alcune mod, così per renderlo un po' più, cioè mettere un po' più di attrezzi che si vedono nella mia zona, più o meno. Porca miseria. Una produzione assurda. Vedrete che sotto c'è la calce, gli ho dato la calce perché così non sapevo cosa fare, poi era sotto di pH, allora ho detto, sa. Gli do la calce e boh. Forse ho sbagliato? No, non penso perché è proprio una produzione assurda. Per fortuna per ora scarico qui nell'essiccatoio. Poi ho il camion, farò un video in cui vado in giro con il Fiat. Adesso mi ricordo il modello. E magari compro anche il suo aiuto rimorchio. Fatto apposta per lui. Appunto, vabbè, metto dritto. Ho messo sulle gomme al Ford, appunto, come potete notare. E boh, userò questo con il rimorchio, il Same, il laser 130. Se ci passa, sì. Che, il Fiat, questo, no? Che vi dicevo, questo, il Silver, scusate. No, il Fiat no. E boh. Il Fiat 110/90 più o meno i trattori sono questi e niente, voglio più o meno diciamo simulare la realtà, nel senso che non voglio andare col trattore dentro il campo ma voglio che la mitrebbia vada al trattore come si fa da me, perché ci sono dei terreni che è meglio non entrare col trattore che sennò ci rimani. Col trattore rimorchio. Anche vuoto magari. Succede. E boh, niente, cioè. Più o meno è così. Non so come andrà avanti la serie, ecco, perché. Cioè, ricominciare tutto dall'inizio, diciamo così. Non è che ricomincio dall'inizio, però. Ricominciare dalla primavera, per dire, o adesso autunno, che ari magari alcuni campi e poi li lasci lì, o comunque che fai poco e niente, non saprei sinceramente cosa fare. Se aspettare il 22, che manca poco, io l'ho preordinato pure, quindi cioè, lo stesso giorno che esce, cioè il 22, potrei già portarvi video delle prime impressioni. Non saprei cosa fare sinceramente, se continuare comunque a ricominciare ad arare, anche se l'avete visto e rivisto qui sulle Italian Rice, o appunto come vi ho detto aspettare il 22 e dirvi, vedere un po', cioè fare proprio il video appena apro il gioco, che ci starebbe anche, sarà pieno di video di tipo mod e modder, sì, anche i modder che fanno i video su YouTube, di YouTuber che portano Farming Simulator su YouTube da molto più tempo di me, che sono più conosciuti di me.
e non lo metto in dubbio, tipo, che ne so, Mirozed, Killer Croc, se fa ancora i video su farming, non saprei, oppure altri comunque. Adesso non sto più guardando YouTube da un po', quindi non so chi sinceramente faccia ancora video su Farming Simulator, di quelli vecchi. Sicuramente, come si chiamava, Alex Farmer, forse. Comunque, loro mod e youtuber più grandi di me che fanno video da molto più tempo di me, sicuramente faranno ancora qualcosa. Ho iniziato a tagliare verso sera, comunque, tornando al discorso mio, della serie. Ho iniziato a tagliare di sera perché volevo che andasse un po' avanti, diciamo, con la maturazione, anche se poi, vabbè, quella season su farming è quello che è. E l'ho messa a 3 giorni, la season, perché ero lì come nella realtà, come se fosse agosto, a luglio, fine luglio, inizio agosto, tutto agosto. Non hai la benché minima idea di cosa fare, oltre che lavare il trattore che è stato in risaia tutto il tempo, cambiargli le ruote se hai voglia di cambiargliele, ma sicuramente hai voglia perché non fai più nulla, e basta, dare l'acqua sui campi, tagliare un po' l'erba sulle rive dei campi, dei fossi, basta. Su farming questi lavori quasi non puoi farli, o comunque ci metti 2 secondi, nella realtà ci metti una giornata, magari a cambiare le ruote, lavare il trattore. E dicendo, qui 2 secondi vai nell'officina e cambi tutto, fai tutto. E preparare la mietitrebbia non ti serve perché cioè, nel senso uguale come col trattore. E allora c'ero lì che due maroni, aspettavo che nascesse, cioè continuasse a crescere la vena, che poi alla fine mandando avanti la season è come se l'avessi già tagliata, non ho capito perché, boh. Mi ha dato un po' in palla tutto il sistema. Cioè, prima questo riso qua che è maturo, quei due risi qui e altri in giro che ho, boh, il mais dovrei tagliarlo. Lo intravedo lì in mezzo alle piante, non so se lo vedete, sì, più o meno. Sì, comunque si vede. Il mais dovrei tagliarlo, infatti adesso la season è con calma. Mi sa che taglio sto campo, svuoto la mietitrebbia. E attacco la barra da mais, anzi devo comprare la barra da mais e vado a tagliare quel mais lì prima che appassisce. E niente, ho calcolato più o meno bene la posizione di ogni rimorchio o carro, come volete chiamarlo, che appunto sono penso l'80%, infatti qua è da svuotare. Quello di là sì, va bene anche lui, adesso vediamo. E niente. Comunque poi vedrò un po' cosa portarvi in questo periodo aspettando 22, perché non saprei sinceramente. O porto altri video che tra virgolette gioco punto e basta, faccio tipo il film video, come ho fatto col Fiat o col Fendt, e boh. Allora io non so perché. Se non vado, ecco, aspettate. Devo avere un qualche mod che non so nemmeno io quale sia, che mi fa sto gioco. Chiamiamolo scherzo più che gioco. Tutto. Se vado a filo con l'angolo scarica, se vado in centro non scarica. E boh, non lo so, è da un po' che lo fa. Giocavo in multi con un mio amico ed ero lì che tagliavo e lui era lì col rimorchio che aspettava e mi diceva sì, fai pure, con calma. E boh, fa capire. Adesso questa testata qua cerco di raddrizzarla, anche se sono storto. Vabbè. La raddrizzo e la porto a pari col campo, andrò verso lì, verso il palo, poi boh, adesso vedo. Ma sì, anche se la lascio così, chi se ne frega. Spento la barra, vabbè. La mi credo. E niente ragazzi, io direi che per questo video qui è tutto. Ci vedremo in un prossimo video, sicuramente non so di cosa però. E niente, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, che sinceramente, come dicono tutti gli youtuber, ci sono più visualizzazioni da esterni che gli capita il video così che
gente iscritta, ma questi sono dettagli e poco importa, sinceramente. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao!